Beh ragazzi, questo unboxing, come in descrizione, oggi siamo all'unboxing di un oggetto molto particolare per rendere la vostra TV smart. Per iniziare seguite su Instagram, LucaTVShow, Facebook, Luca Giusto. Se avete visto una storia su Instagram in precedenza di 4 giorni fa più o meno, avevo messo che non portavo più video durante questo mese. In certi casi è vero e in altri casi no, perché questo video esce. Poi non sarà, cioè, martedì e venerdì, o forse devo vedere con i tempi, insomma, vedo se riesco a portarli, ma forse ce la faccio. Quindi sosterretemi lasciando un like, commentando, iscrivendovi, e ora incominciamo con l'unboxing. Ed eccoci qua, ora siamo all'unboxing della Smart TV Box T95Q. Ho cambiato l'angolazione, spero che vi piaccia questa angolazione. Questa qua è una smart box di fascia bassa, presa su Amazon intorno ai 30 euro. Intorno ai 30 euro. E che ha delle buone caratteristiche. C'ha 4, 32 giga, è scritto che è Android 9. E ora ve la unboxo con voi. Boh, se vedete che è un po' rovinata perché l'avevo già aperta, l'avevo già usata per vedere come funzionava. All'interno si trova la smart box, è molto piccola e intorno c'è il LED. Intorno c'è il LED che ora non si vedono, ma quando è attaccato alla corrente si vede, non mette a fuoco. La smart box si presenta così, è molto piccola. Di lato troverete uno USB 2.0 e l'altro USB 3.0. Poi l'ingresso AV, quello per collegare la corrente, questo per collegare la corrente, questo AV per collegare con un'altra cassa esterna che l'audio non esca dalla TV ma esce dalle casse esterne, un HDMI, il cavo optical per attaccare al cavo di internet che si collega direttamente qua così va più veloce internet, e la micro SD. E si presenta così, semplicissimamente, semplicissimo. Poi al suo interno troverete anche un cavo HDMI che pensavo che non ci fosse. Non è molto lungo come potete vedere, qua e qua, però è molto buono. Poi troverete la presa di corrente. Fortunatamente la presa, quella europea e non quella americana o non quella giapponese, insomma. E poi troverete anche il telecomando che non l'ho messo nella scatola perché non mi stava, e troverete un semplicissimo telecomando che serve per far funzionare la smart box. E ora passiamo al mio televisore. Ed ecco qua, ora sono con il cavo tutto legato e vedete intorno i LED. Non badate a tutti questi cavi, che è una roba provvisoria quando faccio video. E ora si accende, è già fatto, si accende contemporaneamente la TV. Qui siamo sulle impostazioni della TV normale. E non è vero, siamo già direttamente sulla smart box. Questo è il pratico telecomando. In cui ci sono tutte le applicazioni, il pratico telecomando e le traduzioni non è che sono proprio ottime perché negozio Google, però ok. Qua c'è l'applicazione, ci sono tutte le applicazioni già preinstallate e poi si possono ulteriormente installare dal negozio Google, dal Google Play. Dal Google Play. Poi c'è Netflix, bisogna installarlo da siti esterni perché è una cosa illegale, ma se volete prendere questa Smart TV bisogna installarlo da siti esterni e non da siti interni tipo Play Store o altre robe. Difatti bisogna andare sul browser. Per installarsi Netflix bisogna scrivere Netflix su. No, grazie, bisogna scrivere boh, o Swaptoide,
Io l'ho scaricato da Ptoide, che pure quello lì è un po' legale, però è meglio, almeno con Ptoide funziona. Non si può usare il telecomando, come vi faccio vedere adesso. Come vi faccio vedere ora, non si può usare il telecomando per Netflix, ma bisogna usare un mouse esterno. Perché come vedete, ora si aprirà, come vedete, collegando il mouse esterno, boh, non badate quanto vecchio è questo che ho io, però sì. E questo qua è in inglese, però boh, finché... E Netflix non mi interessa che sia in inglese, italiano, robe varie. E con il mouse è tutto più facile, si può collegare su entrambi i ingressi USB. O il primo o il secondo. La qualità è molto buona. Su questa TV arriva a 1080. Come puoi avere un secondo lavoro se non ne hai uno? Arriva a 1080. E ora vi faccio vedere un video di YouTube. Come si vede? Boh, sulla fotocamera non è che si vedrà tanta differenza, però YouTube per fortuna è già preinstallato. O se non è installato lo potete tranquillamente installare dal Play Store. E qua è YouTube. Un po' lagga, però sì, ma leggermente proprio. Cioè, qua c'è il volume, il coso del volume. Qualità HD arriva in 1080. Sulla scatola è scritto che arriva in 4K. Quello è fake. Proprio fake, perché non arriva in 4K, ma neanche se è un televisore 4K come ce l'ho a casa io. Quello lì non ho ancora provato, però non credo proprio. Mettiamo un video 4K per vedere la qualità. Qua su YouTube si può anche usare il telecomando. Oddio, questa storia, che è successo? Ok, allora video 4K. Tanto non si vedrà di sicuro in 4K. Se volete una smart box base, vi basta questo qua. Cioè, non dovete farci tante cose. La cosa buona è che è 32 giga. Questo non è un 4K di sicuro, ma è un 1080, perché non è 4K. Però forse magari... No, aspetta, questo è 4K. Qualità, sì, ok, 4K, però guardiamo... Ok, ditemi voi, boh, non so se si riesca a vedere seriamente in 4K, così, in questo modo. Però ditemi voi se questo è seriamente un 4K o meno, che secondo me non lo è. Bene. Ora vi faccio vedere le prestazioni del dispositivo. Ha un Android 9.0 con la patch di sicurezza di maggio 2018, mi sembra. E poi è come una semplice, è come un semplice telefono. C'è la memoria, spazio di archiviazione, tastiera, lingua, date ore, informazioni dove si vede TV box, stato, rete, numeri, modello, Android 9, è 5 agosto 2018, e la kernel sotto, che poi si può aggiornare il sistema, che ora non mi serve. E c'è il browser di file, il Google Play Store, pulisci memoria, che è bellissimo. Poi vai su applicazioni, sulla galleria, dove se metti ingresso micro USB ti viene la galleria.
ti vengono tutte le foto che hai, e qua è l'applicazione per cambiare i LED. Perché, come vedete, qua è il LED verde. Ora metto il LED verde, rosso, il loop, cioè che cambia colori dopo un po', blu, e qua metto solo color blu, qua solo color verde, rosso e loop. Allora, traiamo le conclusioni da questa Smart Box T95Q. È per una fascia di persone che gli basta avere una Smart TV per fare due robe di numero, giusto? E non è per i professionisti. Però per chi vuole rendere la propria TV non smart, tipo di 10 anni fa, che abbia l'ingresso HDMI e la vuole rendere smart, questa Smart Box è perfetta. Vi lascerò il link sotto in descrizione su Amazon. Come di precedenza la trovate all'incirca sui 30-35 euro più o meno. Poi dipende se avete Amazon Prime o meno, perché con Amazon Prime la spedizione è gratuita, senza Amazon Prime la spedizione costa. Quindi se avete Amazon Prime la spedizione non vi costa, ma costerà comunque su quei 4-5 euro in più, neanche to. Non sta mettendo a fuoco. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, arriviamo a 10 like. Instagram Luca Di Vicio, Facebook Luca Giusto. Arrivederci a tutti, al prossimo video.